E adesso parliamo del bulldog francese. Spiegaci un po' le caratteristiche. Allora, è molto molto in voga il bulldog francese, devo dire, molti ne parlano, anzi molti ne parlano anche malamente per ignoranza o per poche conoscenze. Rientra nella tipologia dei cani brachicefali, vedete questa conformazione della testa quasi a quadrato, questo muso che sembra che abbia preso un taxi frontale con un taxi e la chiusura che si dice prognata con questo occhio, si dice tecnicamente globosi, un po' fuori. Ma in realtà sono cani che da oltre un secolo e mezzo vivono in compagnia dell'uomo. Hanno iniziato a prendere notorietà in tutto il mondo nel periodo delle Belle Époque, proprio perché le dame volevano un cane che fosse diverso dal bulldog inglese, molto più grosso, molto più cane da poter tenere anche in braccio, quindi più piccolo, ridotto, e si è creato nolente, cioè in modo naturale, quasi anche consapevolmente e inconsapevolmente, questa tipologia di cane, molto piccolo, quadrato, compatto. Naturalmente, essendo un cane con questa conformazione, non lo può allevare chiunque, nel senso la persona disonesta che gli alleva per chissà quale scopo potrebbe incorrere in grosse patologie respiratorie, cardiorapatorie, colopatie, ne hanno di ogni se sono allevati male. Se invece sono allevati bene, sono i cani più felici di questo mondo. E soltanto il 30, si è delle statistiche che si possono fare solo con i cani di razza, soltanto il 30% di queste tipologie di cani ha delle problematiche fisiche e di salute. Il restante 70% vive bene, vive anche in modo felice, anche perché sono dei veri e propri Prozac, non sono dei cani questi. Notate queste orecchie erette, sono orecchie naturalmente erette, non vengono amputate. Notate anche la coda è in questo modo, è appena accennata, si dice anura, proprio anuri, sono cani anuri perché geneticamente non nascono con la coda, per cui bisogna sempre stare attenti e informarsi. Già la scrittrice Coquette nel 1900 raccontava della bellezza di questi cani, del carattere di questi cani. Se voi pigliate un libro o andate su Google, notate che questi cani non li ha creati l'uomo 10 anni fa mentre beveva la birra, ma invece è una creazione iniziata oltre un secolo e mezzo fa, e già cani dell'epoca erano in questa conformazione e alcuni sono anche stati utilizzati come ausiliari nella Seconda Guerra Mondiale e sono stati anche cani che hanno fatto una vita davvero spensierata. È molto bella come razza. Bisogna stare attenti però al problema della disonestà umana. Considerate che l'anno scorso, attraverso le registrazioni, sono nati, così dice l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, quindi registrati ufficialmente attraverso l'ENCI per il Ministero, oltre 2300 cani bulldog francesi, ma sono 2200. Ma se voi andate per le vostre strade, ce ne sono migliaia di bulldog francesi, perché c'è gente che li alleva non registrandoli, taroccati, e ne fa uscire fuori delle problematiche di salute. Quindi bisogna stare attenti. Lei, la nostra Chiara Ponzoni, è un amante dei cani, si è innamorata di questi cani e li cura in tutto e per tutto come se fossero i suoi figli. Non è una allevatrice, anche se per la legge chiunque abbia un cane di razza con pedigree ENCI viene definito allevatore, ma ovviamente lei lo fa per il suo, perché ognuno ha i suoi figli, no? Lei ha i figli canini, come anch'io, io non ho figli ma ho i figli canini, sì. E il bulldog francese è un cane che si presta moltissimo. Quanto ha? Lei ha 9 mesi appena fatti. E invece questo cucciolo? Cucciolo ha 4 mesi. Bellissimo. Ecco Linda, un'altra cosa che mi piacerebbe dire, questi eventi, siamo qui alla manifestazione canina al raduno, questi eventi sono delle verifiche zootecniche, il giudice in questi eventi, quindi abilitato dal ministero, valuta se questo cane rispetta le caratteristiche dello standard, e nello standard c'è anche scritto che deve avere delle caratteristiche che ne rispettano il benessere animale, per cui controlla le narici, controlla gli occhi, controlla la conformazione, controlla lo stato di salute e il movimento rispetto alle caratteristiche, perché noi sappiamo che attraverso la cinognostica possiamo valutare il cane esteriormente e capirne il suo stato fisiologico, e questo lo possono fare dei giudici abilitati. Un allevatore o un proprietario che non si confronta nell'ambito espositivo non potrà mai sapere dove sta andando col proprio cane, sia come allevamento e sia come gestione dell'animale, per cui è consigliabile chi ha un cane di questo tipo di frequentare l'ambiente. Ok, grazie.